Le esperienze che facciamo a livello trattamentale sono veramente importanti e a livello di consapevolezza del ragazzo, di capacità che vengono scoperte qui all'interno spesso attraverso i tanti progetti professionalizzanti, culturali, scolastici, sicuramente innescano un meccanismo di cambiamento. Se da una parte c'è l'individuo, il ragazzo che cresce, l'adolescente che matura, parimenti non c'è una comunità che si è attrezzata per accoglierlo in una determinata maniera e per favorire il suo reinserimento. In questa fase dovremmo in qualche modo come giustizia minorile occuparci del reinserimento. Mi trovo benissimo anche perché avere a che fare con i ragazzi è totalmente diverso, completamente diverso, anche il modo di come loro si pongono nei nostri confronti. Infatti anche il personale di polizia penitenziaria espide il loro servizio sempre in abiti borghesi, proprio per non far pesare ai ragazzi la differenza, diciamo, con gli adulti. Il male più grande si fa a se stessi, non si fa agli altri. La presenza di una casa famiglia, di una comunità su un territorio comunale come il nostro, noi siamo una cittadina di 8.400 abitanti, non è per nulla un fatto indifferente. Loro ci sono, si vedono, li percepiamo, sono partecipi alla vita attiva del comune, li vediamo nelle scuole, li vediamo nella palestra, li vediamo in giro. Questo non è un posto, un contenitore di problemi, questo è un luogo in cui li vediamo crescere i ragazzi che sono ospiti, in cui crescono tutte le persone che vengono a contatto con questa realtà, noi compresi. Le fatiche ci sono, e sono tante, tantissime, perché giustamente una dice è una famiglia grande, però nello stesso tempo, normalmente io adesso ho 19 anni, no? E giustamente quando uno è più, comincia a crescere, c'ha la voglia di indipendenza, quello, quell'altro. Ci nasci, non è che ci arrivi a 12 anni e 12 anni prima hai vissuto da solo, da figlio unico. Nasci e torni a casa con che c'hai, il fratellino lì, l'amico lì. Anch'io sto affrontando i problemi post diploma, quindi è da un po' di tempo che cercando di costruirmi un futuro. Io quando ero qui ero molto, mi sentivo molto cambiato. Poi sono tornato a casa e stavo ricominciando a fare quella vita che facevo prima. E adesso mi sento molto bene perché penso le belle cose che ho vissuto in questa comunità e sto bene. La fortuna di avere una famiglia accanto, che è la cosa più bella che c'è, di essere sani. Poi noi abbiamo la fortuna, siamo 3-4 ragazzi all'interno dell'istituto, di avere l'articolo 21 che ci permette di uscire fuori dal carcere, all'esterno, a lavorare. Come venire qui e ascoltare le parole, queste belle parole di oggi, come andare a Pacco dell'Etna dove ci occupiamo di un vigneto. Allora, sono con Mary e Flavio, abbiamo appena finito la sesta tappa, siamo un pullman perché oggi abbiamo utilizzato questo mezzo perché siamo tanti che siamo andati a fare la nostra sesta tappa. Stiamo sorridendo perché in realtà poi un po' di questo sorriso ce l'hanno trasferito anche i ragazzi che abbiamo visto adesso della casa famiglia che abbiamo appena incontrato. Che ti è sembrato? Mi sono piaciuti molto, cioè l'amore che c'è anche da tanta gente, però è una famiglia, come hanno detto loro, come ci hanno detto le ragazze, per loro qual è la famiglia normale, anche se sono tanti. Con Flavio e Mary abbiamo vissuto anche l'esperienza dell'istituto penitenziario stamattina ad Acireale. Si sente parlare di carcere minorile, ma uno non si immagina che cosa possa essere, e confrontandolo anche con l'esperienza di oggi pomeriggio, il carcere minorile era anche quello una famiglia, proprio per la figura della direttrice che sembrava quasi una mamma per tutti i ragazzi, per quanto grandi potessero essere. Chi sta mantenendo in questo momento la telecamera, che ci dicono che si sta per spegnere, è Teo, e se Teo riesce subito a fare una volata con la telecamera dall'altra parte, vedete tutto il resto di questa compagnia che vi saluta, con tutti quanti che sono lì,
compreso chi guida, e che stiamo, insomma, adesso proprio siamo al buio e noi dal buio vi salutiamo, però diciamo dopo il buio c'è sempre la luce ed è quella che ci speriamo di vedere noi, ma ironia a parte anche tutti i ragazzi che stiamo incontrando nel giro per l'Italia.